Vorrei presentare una soluzione innovativa per la selezione delle plastiche. Noi tutti conosciamo il concetto della raccolta differenziata, abbiamo tutti a che fare con oggetti di materiali diversi, polietilene, polietilene tereftalato, polipropilene, e li mettiamo tutti nel sacchetto della raccolta differenziata. Ma dove finiscono questi rifiuti? Questi rifiuti finiscono su un nastro trasportatore, molto simile a questo, e per distinguerli è necessario valutarne lo spettro nell'infrarosso, in particolare nella regione da 1000 a 1600 nanometri, una regione molto interessante dove il colore dei singoli oggetti viene determinato dalle loro proprietà chimiche. In particolare noi qui mostriamo una telecamera in grado di essere sensibile a questa regione dello spettro, basato su un particolare sensore che utilizza la tecnologia INGAS. La telecamera include anche un sistema ottico particolare che riesce a valutare lo spettro di ogni singola linea di punti, come se fosse un arcobaleno, ma in una regione invisibile all'occhio umano. Oltre alla telecamera serve una luce particolare per questa regione. Fino ad oggi si utilizzavano delle lampade alogene, ma lo sviluppo tecnologico ha reso disponibili dei nuovi LED. LED che sono in grado di emettere una luce intensa quanto le lampade alogene, ma consumando meno energia. Questi sistemi quindi diventano oggi più accessibili per le applicazioni industriali e quindi non soltanto per la raccolta dei rifiuti, ma si aprono a numerose altre applicazioni, quali ad esempio la valutazione qualitativa della frutta e della verdura, la valutazione di umidità, per esempio di prodotti industriali da forno e altri oggetti. L'analisi di questa immensità di dati, dobbiamo utilizzare degli algoritmi di machine learning o deep learning. Qui mostriamo un esempio dove andiamo a rappresentare le diverse plastiche in falsi colori, ad esempio in rosso il polietilene, in verde il teflon, in blu il nylon.